E siccome il dottor Santucciana ha parlato di equilibrio, Luciano, psicofisico, qui parliamo di equilibrio non psicofisico, ma di equilibrio sulla bicicletta con la rubrica del nostro Moreno di Labilo a bici in 200 secondi. L'equilibrio è la capacità di mantenere un certo orientamento del corpo, possibilmente verticale sulla bicicletta, per un tempo sufficientemente lungo. Distinguiamo tre tipologie di equilibrio: quando siamo fermi, equilibrio statico, quando siamo in movimento, equilibrio dinamico, e quando siamo in volo durante un salto. Sappiamo tutti che rimanere in equilibrio quando la bici è ferma è molto più difficile rispetto a quando la bici è in movimento. Questo perché durante il moto intervengono una serie di forze che sono legate appunto alla dinamica e quindi a dei parametri della bici che mantengono la posizione verticale, tant'è che la bici se venisse lanciata a una certa velocità procederebbe anche senza il ciclista sopra. Quando siamo fermi l'equilibrio si chiama surplus ed è una condizione molto difficile da mantenere perché è una posizione di equilibrio molto instabile. L'equilibrio è una capacità fondamentale che può essere allenata, dipende dal sistema vestibolare e da tutte le informazioni che i ricettori che sono sul nostro corpo trasferiscono al cervello, il quale elabora queste informazioni, le integra e poi trasferisce dei comandi ai muscoli stabilizzatori e questo ci consente di mantenere la postura. È importante l'equilibrio perché dà stabilità quando noi siamo in bicicletta, per questo l'equilibrio si può allenare e si può fare con degli esercizi. Ci sono tre modi di allenare l'equilibrio: in bicicletta, a corpo libero e con degli attrezzi. È importante curare l'equilibrio, quindi la postura e tutti i muscoli che sono preposti alla postura attraverso questi esercizi funzionali. Per questo mi sono recato in un centro, in una palestra che è specializzata nell'allenamento funzionale per i ciclisti. Si tratta della palestra Functional Fit, si trova a Chieti ed è gestita da due ciclisti, in particolare Manuela e Paolo. Ciao a tutti, io sono Emanuela, titolare di Functional Fit e come ha detto Moreno vado in bicicletta non troppo forte come dice lui, sia su strada che mountain bike, e durante l'inverno lavoriamo tanto sulla preparazione ciclistica. Oggi lavoriamo sull'equilibrio, un elemento fondamentale per chi va in bicicletta, e vi faremo vedere alcuni esercizi a corpo libero e alcuni esercizi con dei piccoli attrezzi che utilizziamo noi qui in palestra. Sotto le spalle, le braccia devono essere aperte a pressione, quindi sull'addome, e devo immaginare di avvicinare il petto all'ombelico e da qua stacco il braccio destro. Le braccia sono sempre guardando in soffitto.
un concetto importante legato all'equilibrio sono tutti i fastidi che possono derivare da un mancato allenamento dei muscoli stabilizzatori. E gli effetti li vediamo sulla nostra cervicale o sulla zona lombare. Oltre che essere importante un corretto posizionamento, è importante come spingiamo sulla bici, quindi non è solo un lavoro di gambe e di braccia, ma interviene in modo molto importante la parte interna, il core, e quindi è importante allenare il core per avere un equilibrio il più stabile. E molto core. Spesso noi ciclisti saliamo sulla bicicletta, prendiamo e andiamo, ma poi dobbiamo fare i conti quando si scende dalla bicicletta a tutti quelli che sono i dolori che arrivano, proprio perché non abbiamo curato questa parte fondamentale, che è quella di stabilizzare tutta la parte addominale, tutta la parte del core. Non ci dimentichiamo che da tutto il core arriva l'equilibrio, e quindi oggi vi faremo vedere questi esercizi che sono molto semplici, potete farli anche a casa, non serve per forza farli in palestra. Buona visione!